quantità dei contenuti che sono venuti fuori. E parto da quest'ultima considerazione, cioè se il BC avesse voluto fare un'operazione per tagliare fuori i piccoli musei, noi vi avremmo mandato il questionario così come è uscito dal Ministero, chi è dentro e dentro, chi è fuori e fuori, arrivederci. Come un'operazione, appunto, come un adempimento, noi questa cosa non la vogliamo fare, non ci crediamo, tant'è che abbiamo immaginato questo percorso che c'era l'8 aprile, ha visto come l'abbiamo impostato, ora stiamo facendo quello che avevamo detto, ossia fare questi incontri sul territorio proprio per andare a capire tutte le varie sfumature. Alcune cose le sappiamo già, non abbiamo bisogno di questi incontri, altre però vengono fuori da questi incontri. Molto interessante vedere anche le priorità, perché i temi poi alla fine quelli sono, però vengono fuori con priorità diverse. E poi ci sono delle tematiche specifiche, come quella dei piccoli musei, dei musei che sono aperti con i volontari. Insomma, man mano che andiamo avanti con questi incontri si focalizzano. Quindi la nostra idea non è assolutamente quella di tagliare fuori, perché altrimenti, ripeto, avremmo fatto un'operazione burocratica, il Ministero ce l'ha servito su un piatto d'argento. Altro tema però è che la coperta, voi lo sapete qual è, la legge 18 quella è, noi adesso è stata anche ampliato il finanziamento della legge 18, ci sono stati degli anni che era molto ridotto, le ultime legislature hanno alzato, effettivamente l'avete potuto vedere anche voi, ora bisogna lottare perché questo livello permanga, perché voi lo sapete, di legislatura in legislatura nulla è dato, i bilanci sono triennali ma ogni anno si combatte. E quindi la coperta è quella, il tema della sostenibilità c'è, non esiste, volete fare questa cosa pagate, perché non lo potete dire ai vostri assessori, io non lo posso dire all'assessore regionale, non lo possiamo dire al ministro dei beni culturali o a quello dei rapporti quello degli affari regionali. Allora qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è ambizioso, perché noi vogliamo cercare di far fruttare al meglio le risorse che sono a disposizione, che sono date, sono quelle, e su quelle dobbiamo cercare di fare il meglio possibile. Riteniamo come IBC che ci siano dei margini di miglioramento per utilizzare meglio le risorse che ci sono. Questi margini di miglioramento li dobbiamo anche capire insieme, e sono margini di miglioramento che lavorano prevalentemente sull'organizzazione, perché nessuno avrà i soldi per pagare, ma voi lo sapete meglio di me perché insomma ci siete sul territorio, per pagare tutto quello che noi immaginiamo di poter fare, ma non solo di mostre. Io lascerei fuori in questo momento le ricerche, le mostre. Qui stiamo parlando di interventi strutturali, cioè quello che ci consente di tenerlo aperto un museo. Allora, noi riteniamo che qualche margine di miglioramento ci sia, dobbiamo capire insieme come, qual è esattamente e come attuarlo. Allora, il tema degli orari, da questo incontro di oggi è venuto fuori più forte rispetto agli altri tavoli, forse perché il primo era Bologna, dove ci sono realtà solo di un certo tipo, il secondo è stato Modena. Man mano che adesso ci spostiamo, emergono dei temi. Allora, la prima cosa che penso è che il tema degli orari può essere affrontato solo se messo insieme al tema della comunicazione integrata. Perché se ogni museo si fa nel suo piano di orari, come si comunica all'esterno? Allora bisogna fare una comunicazione integrata dove l'offerta del territorio anche a orario ridotto sia sempre garantita, e però tutto questo sia chiaro, perché non c'è niente di peggio di un museo con le porte chiuse, voi lo sapete benissimo, cioè uno ci passa davanti una volta e poi si torna più se trova la porta chiusa. Al tempo stesso però come tenerlo in piedi? Allora l'IBC da un lato, noi possiamo lavorare per cercare di comprendere se ci sono margini di miglioramento sulle norme. Peraltro penso che questa mattina anche il dottor Longoni l'abbia accennato, nella prossima legislatura si andrà alla scrittura di una legge sulla cultura che mette insieme tutti i vari pezzi. Certo, una legge sulla cultura
la legge regionale sulla cultura non va a incidere sulla norma per i volontari, per la sicurezza, eccetera, eccetera. Però noi come IPC un contributo per un'armonizzazione, una razionalizzazione della normativa a livello regionale su questo tema lo possiamo fare. Quindi questo io vedo più un compito per l'IBC, non che l'IBC se vuoi questa cosa la paghi, perché noi, lo sapete benissimo, abbiamo un bilancio derivato dal bilancio regionale e lo distribuiamo sul territorio attraverso i bandi della legge 18. Quindi non è che, diciamo, da questo punto di vista vorrei anche che fosse ben chiaro che tipo di contributo può dare l'IBC. Queste cose però vanno ben focalizzate, perché fatte queste operazioni a tavolino, sulla base della nostra esperienza, sì, può darsi che ci azzecchiamo, ma può darsi anche no. Quindi lo scopo anche di questi incontri e di quelli poi che verranno, perché noi adesso facciamo questo giro, un incontro a settimana fino a dicembre in tutte le province. Poi ci prenderemo gennaio per mettere a sintesi tutto quello che emerge, provando a dare anche delle priorità, perché poi non si riesce a lavorare su tutto contemporaneamente. Però non è che finisce qui, perché poi ogni realtà ha le sue esigenze, per cui noi immaginiamo di rendere permanente questi tavoli territoriali, perché banalmente bisogna dire: bene, allora sediamoci attorno al tavolino, tiriamo fuori tutto il tema dei volontari, chi ce l'ha, quali sono i musei, come si regolano, il tema delle competenze, chi è il direttore, chi non ce l'ha, dai look verrà fuori dal questionario che avvieremo. Il tema degli orari, allora, è possibile fare una mappa di offerta museale sul territorio di Reggio Emilia integrata in modo tale che anche se i musei non sono aperti sempre, comunque l'offerta museale è quella, e come la comunichiamo con un piano integrato di comunicazione, che non è solo avere un unico logo o avere un'unica brochure, è anche mettersi a tavolino e cercare di farla, di fare un'offerta che ha senso. E laddove l'offerta culturale ha senso, la risposta c'è, l'avete detto voi, cioè quando si fanno delle proposte, poi la risposta c'è. Allora qui dobbiamo fare delle proposte che siano strutturali, e poi anche quelle ovviamente degli eventi, quelle poi ogni territorio alla sua attività. E il primo punto, qui sviluppare occasioni di incontro e di condivisione, mi sembra importante per far emergere tutte queste problematiche, da un lato per farle risalire a livello regionale, che pure è un percorso che va fatto, e forse anche per condividerle tra voi, ma tra voi e poi anche tra le altre province, perché voi lo vedete quanto meglio il settore turismo si muove rispetto al settore cultura, perché al turismo sono molto più bravi a fare offerte integrate, percorsi integrati, poi la qualità culturale insomma è un po' quella che è, e io quando vado agli incontri in regione sulla cabina regia turismo cultura sono sempre un po' in difficoltà, perché vedo che il modo di porsi è completamente differente. Però noi forse qualche cosa dal settore turismo dovremmo impararlo, certo, da questo punto di vista, essere anche un po' più preparati su questo fronte. Però volevo dire un'altra cosa, questo tema del sviluppare occasioni di incontro e condivisione è fondamentale per far crescere un'intelligenza collettiva, perché noi siamo tantissimi, siamo tutti super competenti, in questi incontri noi veramente abbiamo occasione di conoscere persone molto molto competenti. E questa intelligenza collettiva deve crescere. Come fa a crescere un'intelligenza collettiva? Che significa intelligenza collettiva? Che si rema tutti dalla stessa parte, così si riesce ad andare un po' avanti, perché il settore della cultura è marginale, lo sapete tutti, ha un decimo di quello che ha il settore beni culturali, ha un decimo del settore attività culturali, questo a livello di regione, a livello di Stato. Quindi noi dobbiamo rimanere tutti dalla stessa parte, dobbiamo sviluppare questa intelligenza collettiva. Come facciamo a farla? Solo se abbiamo
un sistema informativo comune. Un sistema informativo non è una piattaforma, poi magari ci si tira anche una piattaforma informatica dove studiare, ma un sistema informativo è un sistema di conoscenze e di competenze e anche di bisogni messi a sistema, cioè le nostre conoscenze, le nostre competenze, i nostri bisogni devono essere messe in relazione perché appunto la nostra intelligenza collettiva cresca. Sto dicendo cose un po' generiche, ma non è questo il momento di andare su, di fare delle proposte operative. Noi le faremo lato IBC, che però non è che risolve tutta l'attività, tutta l'azione che si farà sul territorio per i musei, però noi le faremo, faremo qualche proposta operativa, soprattutto di priorità, diciamo a fine gennaio, quando poi metteremo insieme tutto e cercheremo di capire appunto come andare avanti. Qualche idea ce l'abbiamo, qualcosa è emerso anche stamattina, avete visto ci sono già delle attività avviate, alcune sono strutturali, cioè che possono cambiare in parte l'attività dei musei, altre le dobbiamo mettere in campo, questa attività di coordinamento effettivamente dobbiamo sostenerla e la vogliamo sostenere, l'abbiamo già messo in conto, tenendo conto però che la coperta sempre quella è, per cui se noi sottraiamo il 2018 risorse per un anno per fare attività per sostenere, diciamo, questi coordinamenti regionali, per avere proposte per ogni provincia o per insieme di province, perché poi in alcuni casi anche la dimensione sovraprovinciale ha senso, in altri casi no, per fare studi di fattibilità sui depositi come stiamo facendo, sulla card integrata, sugli orari, per l'armonizzazione normativa che prima è venuta fuori molto interessante. Questo ovviamente consuma risorse, quindi magari forse poi finanzieremo un allestimento in meno. Credo che ne valga la pena, però poi insomma lo vedremo un po' insieme anche da quello che emergerà alla fine di tutti questi incontri. Non aggiungo altro, se le cose diciamo operative le abbiamo dette. Probabilmente vi chiederemo, adesso ancora non abbiamo capito come fare, nel senso che vi chiederemo qualche altra informazione, perché per noi avere a disposizione le informazioni è fondamentale. La maggior parte delle informazioni le raccoglieremo con il questionario del livello unico dei LUC, che avvieremo dal prossimo anno con quale sistema ancora non abbiamo deciso, perché stiamo capendo che cosa fa il Ministero e cosa fanno le altre regioni al riguardo. Comunque sappiate che siamo in collegamento con le altre regioni, per cui non sarà una proposta che esce dal cappello di BC e basta. Quindi il grosso delle informazioni le raccoglieremo attraverso il questionario dei LUC, che ripeto non è un questionario per dire chi sta dentro e chi sta fuori. Altre forse ve le chiederemo in modo informale, abbiate un po' di pazienza, però una cosa che sicuramente faremo e che stiamo già facendo, perché tutto quello che viene fuori lo trovate in condivisioni, è quella di restituirle queste informazioni che raccogliamo, perché spesso le amministrazioni centrali o insomma in questo caso regionali raccolgono dati e poi non restituiscono più niente. Noi invece ci siamo posti che la trasparenza e la condivisione è una linea che ci guida. Ripeto però quello che ho detto all'inizio di questo intervento: noi non facciamo questo percorso per tagliare fuori i piccoli musei, però il tema della sostenibilità noi ce lo dobbiamo porre, perché esiste, questo è evidente, esiste, e quindi dobbiamo capire come rendere sostenibili anche i piccoli musei rispetto al quadro complessivo. Poi i piccoli musei non sono tutti uguali, perché ci sono dei piccoli musei che presidiano un territorio che hanno una rilevanza, e ci sono piccoli musei in aree centrali che nascono dalla passione di un collezionista. Sono due mondi completamente diversi, quindi anche dire piccolo museo
Che funzione svolge sul territorio? Forse ce lo dobbiamo anche questo chiedere. Quindi bisogna sempre andare, cioè proviamo ad aprirla tutta questa materia, proviamo a guardarci dentro e a capire. A Modena è venuto fuori tutto il tema dei musei che sono difficilmente raggiungibili perché sono sull'Appennino e non ci arriva nemmeno la corriera. Ne faccio esperienza perché mi invitano, io dico scusi, non c'ho la macchina, come arrivo? Quindi mi rendo perfettamente conto. Per cui ci sono tanti temi, dobbiamo provare a districarli con la pazienza, perché risorse non ce ne sono e anche in passato, quando le risorse c'erano, come vedete, anche disponendo di risorse, spesso i problemi non si risolvono lo stesso. Quindi avremo degli scambi via email, soprattutto con il gruppo che avete conosciuto, che presidia tutta la tematica, e Fitzcarraldo in modo molto professionale poi restituirà tutti questi lavori. Avremo una restituzione finale e un appuntamento, ripeto, tra la fine di gennaio e i primi di febbraio, in cui vi faremo delle proposte un po' più concrete su come sviluppare il lavoro del prossimo anno. Grazie. Grazie a voi.